Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. La cronaca in primo piano. Un tir proveniente dalla Puglia e diretto in Campania, carico di pedane per il trasporto di acqua, si è infilato in una strada vietata al transito, provocando così danni anche alla segnaletica stradale. L'episodio si è verificato sul raccordo Sicignano-Potenza nel comune di Pietri di Potenza, in contrada Cugni, dove capita purtroppo anche molto spesso che camionisti indisciplinati e incuranti dei divieti proseguono lungo la strada chiusa al transito. Come è successo nell'ultimo episodio, ieri mattina, dove un camionista dell'Est Europa, anziché procedere per il percorso alternativo per poi riprendere il raccordo al secondo svincolo di Vietri, ha pensato di rientrare sul raccordo e procedere nonostante il divieto. Problemi al traffico anche ieri pomeriggio nello stesso tratto, creati invece da una roulotte rimasta bloccata sul restringimento in cemento. L'autista è riuscito a uscirne fuori con l'aiuto di alcuni automobilisti rimasti bloccati dietro il mezzo. E sempre a proposito di cronaca, il senatore ebolitano di Forza Italia, Franco Cardiello, e la sua famiglia sono stati minacciati di morte attraverso una mail. Ma per i particolari seguiamo il servizio di Gioia Benvenga. Il senatore ebolitano di Forza Italia, Franco Cardiello, è stato minacciato di morte via email insieme alla sua famiglia. Cardiello, membro della Commissione Giustizia, ha annunciato di aver sporto denuncia sottolineando di non lasciarsi intimorire da un simile gesto intimidatorio. Su quanto accaduto sta indagando la Polizia Postale. Solidarietà al parlamentare e ai suoi familiari anche da parte del sindaco di Eboli Massimo Cariello e di tutta l'amministrazione comunale. La notizia della mail contenente minacce indirizzata al senatore Franco Cardiello e alla famiglia è una notizia che non si vorrebbe apprendere mai, dichiara il primo cittadino di Eboli. Ancora una volta qualcuno pensa che con la violenza e la sopraffazione si possano ottenere risultati. Questi gesti vili vanno condannati sempre, senza se e senza ma. Non so dove porteranno le indagini, continua Cariello, ma so che chi si affida alla violenza per propri tornaconti personali troverà Eboli sempre schierata per la legalità e per la giustizia. L'amministrazione comunale e tutta la città, conclude il primo cittadino ebolitano, sono schierati in maniera convinta contro ogni atto di intimidazione, perseguendo la legalità sempre e ad ogni costo. Sono sicuro che l'autorità giudiziaria, che sta già operando insieme con le forze di polizia, saprà fare luce sull'episodio. Medico di Teggiano, in evidente stato alterato, cantava e ballava mentre tentava di visitare un paziente presso la guardia medica di Trecchina. Sono allora intervenuti i carabinieri della locale stazione per bloccarlo. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Il 65enne cantava e ballava all'interno della struttura sanitaria del paesino in provincia di Potenza, mentre provava a visitare un bambino. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha così trasportato il medico presso l'ospedale di Lagonegro per sottoporlo all'alcol test. Ma l'uomo, giunto presso il nosocomio, si è rifiutato ed è andato via. I carabinieri allora hanno segnalato il 65enne alla magistratura, che dovrà ora stabilire se aprire o meno un'inchiesta, oppure limitarsi a trasmettere gli atti all'ordine dei medici. Proseguono intanto le indagini per chiarire il fatto. E sempre a proposito di cronaca, questa volta torniamo a parlare del terremoto che ha colpito il centro Italia lo scorso 24 agosto. È operativo il campo base allestito dalla Protezione Civile della Regione Campania, allestito ad Arquata del Tronto. Intanto salgono a 292 i morti. Sentiamo il servizio. A pochi giorni dal violento terremoto che ha colpito il centro Italia, è pienamente operativo il campo base allestito dalla Protezione Civile della Regione Campania ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, così come richiesto dal Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale. L'area sulla quale è stata allestita la struttura di accoglienza è stata individuata dal Comune ed è situata in località Piani a 950 metri di altezza. Il campo è al servizio delle tre frazioni di Faeto, Spelonga e Colle ed è dotato di tutti i servizi essenziali. Sono stati installati gruppi elettrogeni in grado di assicurare fornitura di energia elettrica, bagni chimici e la cucina. L'area non era dotata di alcuna infrastruttura. Le tende, complete di materassi, reti e coperte, stanno ospitando 150 persone. La Regione Campania prosegue l'assistenza sui luoghi del sisma 24 ore su 24 attraverso i suoi volontari.
Alle prime ore dell'alba, la Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Salerno e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, con il supporto dell'aliquota di Pronto Intervento Carabinieri di Salerno, un equipaggio del 7° Elinucleo di Ponte Cagnano, tre squadre del 10° Reggimento Carabinieri Campania e il personale dei reparti mobili di Napoli e Taranto, nonché con l'ausilio della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco di Salerno, su delega del procuratore aggiunto Masini e del sostituto procuratore della Repubblica Fittipaldi, hanno dato esecuzione a un decreto di ispezione e perquisizione dei luoghi e delle persone presso i capannoni e l'area di circa 50.000 metri quadri dell'ex opificio industriale APOF in località Santa Cecilia nel comune di Eboli. Nelle strutture fatiscenti, quattro capannoni e due ruderi in muratura sono stati rintracciati e fatti sgomberare dalle forze dell'ordine. Complessivamente sono 36 cittadini extracomunitari che vi erano accampati e che vivevano in condizioni assai precarie. Tre di loro non erano nemmeno in regola con il permesso di soggiorno e pertanto nei loro confronti saranno avviate tutte le procedure per l'allontanamento dal territorio nazionale, mentre è stata riscontrata la presenza di un richiedente asilo. L'area intanto è stata affidata all'amministratore giudiziario. E ha avuto luogo invece ieri a Milano il funerale del sub scomparso. Intanto il sindaco di Palinuro ha detto: era un dovere essere qui. Sentiamo. Che tipo di persona era Silvio? La verità non l'ho conosciuto personalmente, però dalle notizie che ho raccolto in questi giorni sicuramente era uno che amava la famiglia, che amava il mare, che aveva la passione dell'immersione e quindi io come sindaco di Palinuro mi sono sentito in dovere di essere qui, di stare vicino alla famiglia perché ritengo che al di là di quello che sono i ruoli in queste circostanze c'è un cuore, c'è un'anima e quindi io sono qui a testimoniare la comunità del Comune di Cendola nei confronti della famiglia, del fratello, della moglie e della figlia. Ci sono state tante polemiche in questi giorni sulla sicurezza di quel posto che ha già visto altre vittime negli scorsi anni. Lei come commenta questa situazione? Ah, guardi, io svolgo il ruolo di sindaco. Certamente se la magistratura riterrà opportuno di dare una risposta che riterrà opportuno, noi certamente non ci sottraeremo. Però penso che questo sia uno sport dove è uno sport estremo, per cui è importante anche fare grande e tanta formazione. Questa è la cosa che mi sento di dire. Il residence per anziani Maria Immacolata, ubicato in via Querce a Teggiano, è stato inaugurato da poco più di 2 mesi ed è già un boom di richieste. Una struttura moderna e funzionale che nasce dietro l'esperienza e lo sviluppo del residence gemello ubicato in via Fontanelle a Trinità di Sala Consilina. La struttura ha fin da subito ricevuto numerose adesioni che hanno quasi completato la disponibilità delle camere. Avevo bisogno di lavorare e ho iniziato a occuparmi di alcuni anziani della mia comunità di Padula, dice la responsabile Angela Donza. Per il passaparola poi ha fatto tutto il resto e oggi la mia famiglia insieme a me è dedita a questa professione che ha richiesto l'apertura di una nuova struttura in via Querce di Teggiano. Il progetto a cui si sta dedicando e che ha coinvolto anche il comune di Sala Consilina garantisce tra l'altro l'assistenza medica ed infermieristica 24 ore su 24, assistenza religiosa, una palestra, una sala lettura, ampi giardini, visite specialistiche ed esami in sede. E andiamo invece questa volta a Pertosa. Inizia domani e si concluderà domenica 4 settembre la Sagra delle Sagre. Ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, Franco Femminella. Sentiamolo. Fervono i preparativi alle nostre spalle. Allora, che cosa si può dire di questa ennesima edizione, per la precisione per la quinta edizione? Siamo alla quinta edizione, siamo contenti di come è andata fino adesso, abbiamo reso questo evento fantastico nel suo genere, i cittadini rispondono, rispondono alla grande, cioè abbiamo tantissime presenze, l'abbiamo resa itinerante nel suo genere, è fantastica, vi aspettiamo in tanti, speriamo di farvi felici, contenti, di farvi divertire. E che dire?
anche perché si mangerà come sempre alla grande. Non ha bisogno di presentazioni questa sagra, si presenta da sola perché è il pubblico che ci onora, ci favorisce appunto della sua presenza. Abbiamo approfittato della giunta comunale che ha messo a disposizione questa location, che è il centro sportivo che loro avevano da tempo ristrutturato, l'hanno messo a nostra disposizione. Il sindaco si è proposto di darci una mano in tutto e per tutto, con la viabilità, con la corrente, con l'acqua, col personale addetto alla manutenzione. Abbiamo trovato una disponibilità a 360 gradi e questo ci ha fatto molto contenti, diciamo. Allora, ricordiamo, l'evento partirà, lo start ci sarà il 31 agosto. Sì, dal 31 al 4 settembre. E adesso invece ci spostiamo a Torraca. La Fondazione Rosalia torna alla legalità. Ma sentiamo. Alla Fondazione Rosalia torna la legalità, così si legge in un manifesto realizzato dall'amministrazione comunale di Torraca in merito alla vicenda relativa alla composizione del CDA della Fondazione che si occupa di attività socioassistenziali. È stato notificato in questi giorni infatti il decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto nel 2015 dal sindaco del comune di Torraca Francesco Bianco contro il decreto della Regione Campania che approvava la modifica dello statuto. Ma procediamo con ordine. La vicenda sorse nel 2014, quando a pochi giorni dalle elezioni che portarono alla vittoria di Bianco, Daniele Filizzola, pur non essendo più sindaco dal 2010, convocò presso lo studio di un notaio il CDA della Fondazione alla presenza di soli 3 membri e modificò lo statuto, estromettendo dal consiglio il sindaco di Torraca e il rappresentante del Ministero degli Interni. Una successiva riunione del nuovo CDA nominò poi come presidente della Fondazione lo stesso Daniele Filizzola. La Regione Campania subito dopo con proprio decreto approvò le modifiche eseguite e il Comune presentò il ricorso. La modifica dello statuto e successivi passaggi secondo l'amministrazione Bianco erano illegittimi perché, come si legge nel manifesto, contrari alla volontà del fondatore e compiuti da persone che non avevano i titoli a sedere nel CDA. Filizzola, in quanto non era più sindaco, il secondo componente perché dimessosi dalla fondazione nel 2007, e il terzo perché non era chiaro chi rappresentasse. L'amministrazione Bianco dunque sulla vicenda ha presentato 2 ricorsi, uno amministrativo al Presidente della Repubblica per l'annullamento del decreto regionale e uno civile per annullare gli atti stipulati davanti al notaio. Nei giorni scorsi è arrivata la disposizione del Presidente Mattarella, che accoglie il ricorso del Comune nella parte che impugna il decreto regionale. Il Presidente riconosce, si legge nel manifesto dell'amministrazione, che l'esclusione dal CDA del sindaco e del rappresentante del Ministero degli Interni indica l'intenzione di privatizzare la fondazione in evidente contrasto con la volontà del fondatore. Soddisfatto del risultato il sindaco Bianco, il signor Filizzola, ha detto: per 2 anni senza titolo né legittimazione ha svolto il ruolo di presidente della fondazione. Abbiamo fatto ricorso perché non si legittimassero atti compiuti in violazione della legge. Fermo restando dunque il rispetto per la società e le maestranze, abbiamo voluto ripristinare la legalità nel CDA secondo la volontà del fondatore. A breve, ha concluso il sindaco, vi siederanno membri titolati e legittimamente eletti. Bene, invece adesso è il momento di dare la linea al meteo. Scopriamo insieme che tempo farà domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata serena. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da nord con intensità di 9 km orari. Temperature 12 gradi la minima e 27 gradi la massima.
E con il meteo si chiude anche questa nostra edizione. Vi ricordo i contatti che sono 0975 52 0166, l'email info@cosmostv.it, la programmazione su streaming su www.cosmostv.it, oppure potete seguirci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Bene, è davvero tutto, vi auguro una buona serata, intanto vi do appuntamento a domani con una nuova edizione del telegiornale. Buonasera!